Dopo aver vinto di soli 2 punti contro una tenace Avellino, Milano approda alla finale della Coppa Italia 2015 battendo 7-6, 6-5 una combattiva Brindisi. Coach Banchi cambia il quintetto iniziale tenendo fuori Gentile ed inserendo Moss per provare a contenere le iniziative di Pullen. Parte nuovamente male Milano che subisce un bollente 7-0 da parte degli uomini di Bucchi. Sembra però molto determinato Hackett, bravo nel gestire la squadra e nel riportare in gara Milano con il contributo offensivo del solito Brooks e del lungo Samuels. Il primo quarto si chiude 26-16 per Milano. Si rientra con Coach Bucchi che prova a spremere i suoi prendendo un fallo tecnico, tentativo riuscito il suo, tanto che complice una macchinosa e poco concreta fase offensiva degli uomini di Banchi, la partita si riapre con Lennel a più 3 e un determinante canestro di Demon. Torna in cattedra però Milano e il secondo quarto si chiude 36-33. Al rientro dall'intervallo lungo, Gentile siede ancora in panchina e Moss è ancora in campo. Milano riesce a trovare un mini break per riportarsi nuovamente in vantaggio. 4-7-5-6 il finale di frazioni. Un infuriato coach Bucchi scuote i suoi ed ottiene un'altra reazione efficace. Prima Pullen e poi Bulleri da 3 riportano Brindisi in partita. Brindisi però inizia a sbagliare, forse anche innervosita da qualche avverso e discutibile fischio arbitrale. Per Milano segna Melli e 3 minuti dalla fine si trova a più 10. Finisce 7-6-6-5 con Milano in finale di Coppa Nazionale dopo 19 anni con una Enel Brindisi troppo spesso a corrente alternata che recrimina sui 27 liberi concessi agli avversari contro i soli 6 fischiati a proprio favore.